suoi compagni sono comportati benissimo e lui ha ringraziato appunto il compagno realizzando due punti. Colombo ancora per Milano 3, lungo e leve, porta a casa un altro recupero, palla bellissima per Benedetto Parsico che realizza il canestro e porta a casa il fallo. Cambio, palla da Rioni, si ferma da tre punti, non tira, la larga per Colombo, 4 secondi alla fine, vediamo cosa inventerà il capitano di Milano 3. E qua veramente un rimbalzo, Fabio Bonora, Alberto Cappellari guida la transizione, la consegna alle mani di Arioli da 8 metri, il numero 35, gran canestro che soprattutto sempre palla alle mani del numero 6 biancorosso che prova ad andare dentro l'area, parla fuori Marco Colombo, fa saltare il diretto avversario in angolo, grande circolazione di palla di Milano 3, Arioli finisce con un ottimo canestro ma con